Salute a tutti. Oggi vi parlerò di Dedalo, l'architetto che ideò le ali per volare via da Minosse, il re di Creta che lo teneva prigioniero in un labirinto progettato dallo stesso Dedalo. Questa leggenda universale è stata tramandata da autori greci e latini fino ai nostri giorni. Insieme a Dedalo, tali letterati narrano di Talo, Talos, un gigante di bronzo che sempre per conto di Minosse vigilava sull'isola di Creta. Le storie di Dedalo e Talos si intersecano in testi, spesso discordanti tra loro, prodotti in diverse età e da svariati autori. Dedalo e Talo condivisero alcune vicende, tra cui il viaggio da Creta alla Sardegna. Entrambi erano annoverati fra gli inventori in un periodo imprecisato dell'età del bronzo, in cui i fabbri erano considerati dei maghi dal momento che sembrava sfornassero armi con poteri divini. Ad Atene i divi Efesto, equivalente di Foroneo, e Atena erano adorati negli stessi templi. Secondo Apollodoro, Atena sposò Foroneo, il primo uomo di stirpe pellasgica che usò il fuoco per fondere il metallo. Atena era per questo venerata come patrona dei fabbri. Infatti, sempre Apollodoro scrive che Dedalo era un ottimo fabbro, poiché Atena stessa lo aveva iniziato a quell'arte. Atena o Azena deve il suo nome all'atta o all'azza. Pertanto il greco afera, punta, taglio, simile al latino azzese, scritto acces, è un prestito greco del sardo pellasgico. La consonante T esplosiva dell'atta logudorese, con la variazione di pronuncia da suono occlusivo ad affricato, TS, si trasforma in azza campidanese e mutando in suono fricativo dentale nella fetta nuorese con azza. Azzuda, termine utilizzato in tutto il sardo, che traduce audace, pungente, spigolosa, coraggiosa, indica una persona tagliente o che agisce a filo di spada. È originario del Lugudoro il cognome Satta, in cui l'articolo sa, la, si è fuso con il nome Atta, generando il costrutto Satta. Appartiene alla Gallura il cognome Azzena, mentre sono di matrice campidanese i vari Azzeni, Azzei, Azzeri e Azzuri. Hanno epicentro nel Montiferru, Planargia e margine goceano i cognomi Atene, con la variante d'Atena. Tutti questi appellativi che si fanno all'azza sono improntati all'arma da guerra, cosiddetta bianca, che messi insieme costituiscono il patronimico più diffuso in Sardegna, superando anche Sanna, che proviene dalla zanna del cinghiale, arnese primordiale d'osso candido, ugualmente affilato appuntito come sazza. Su Attile è inoltre il cervelletto, la cervice o la parte posteriore del collo con l'osso occipitale piatto, sia dell'uomo che degli animali. Detto per questo, in sardo, battile, attile, gattile, gattili o gazzili. Ponere sos battiles, ossia mettere le protezioni, è un'allegoria per dire mettere le corna, vale a dire indossare l'elmo cornuto per proteggere la testa. La Zora sarda è dunque uguale alla dea Zor del Nilo, riportata nei bassorilievi nella statuaria egizia con il copricapo cornuto racchiuso nel disco solare, come quello indossato dai sardi. Le proto-meteorine sono un emblema scolpito nelle Domus degli Anas 3000 anni prima di Cristo, quando la costellazione del Toro transitava sulla linea del Sole, nel giorno dell'equinozio di primavera. La dea Atena o Azena, protettrice della città e del territorio di Atene, era considerata tra le altre una divinità guerriera, quindi Azzuda. Prima di giungere ad Atene, i sardi pellasgi misero al sicuro i porti per le soste intermedie. Se si dovesse seguire la rotta dell'Azza, si approderebbe ad esempio in Sicilia, dove Azzara sono radicati in provincia di Ragusa, Chiaramonte Gulfi. In questi luoghi sono ubicate le domus e le costruzioni megalitiche simili a quelle sarde della omonima Chiaramonte o Zanamonte logudorese. Il divo Foroneo, scritto Forronio e pronunciato Forroncio, è un nome prettamente sardo che riporta al forro o forno, come il paese di Forro in Marmidda, fucina di Marte. Nel forum, come quello di Vesta a Roma, dove veniva tenuto acceso il fuoco perenne, simbolo del focolare domestico, operavano le vestali, legate nominalmente proprio a Efesto. Foroneo, unendosi ad Atena, generò Eritonio, letto Eritons, ossia colui che è salito in piedi. Anche Talos, per alcuni, era stato forgiato da Efesto, quindi da Foroneo. La parte opposta alla lama, quella spessa che ne tiene la struttura, si chiama in sardo tolo.
abbarrare tullo, vuol dire stare ritto, come un ritonzo. Per parafrasare che una donna porta la lingua tagliente e la schiena dritta, in sardo si dice es femina de azza e de tullo. La tolos, prestito greco del sardo appellagico tullo, è in archeologia la struttura che sorregge la volta nuragica a pianta circolare. Tullo è un cognome diffuso in tutta la Sardegna, porta la stessa radice del Tullo, la città gallica di Tolosa, nonché in età romana il re di Veio, Tolumnius. Raccontano gli scrittori greci che Talo, o Talos, saltava sul fuoco, portava il suo corpo metallico all'incandescenza e stringeva i malcapitati per bruciarli. Egli aveva però un punto debole, il tallone, termine che deriva proprio da Talo. In sardo, su Talo è l'osso del tallone, ma degli agnelli. Per questo con Talo o Tazu viene considerato il gregge. Su Talo in greco astrogalos, in italiano alios, veniva usato come dato da gioco. Vinceva chi, gettando i talos sul tavolo, li faceva rimanere in piedi, ritti come un tolo o un ritonzo. I talos possedevano anche virtù divine e per questo venivano lasciati come ex voto nei santuari. Talvolta erano riprodotti tali e quali in pasta vitrea, ambra o in bronzo e deposti nella tomba del defunto per accompagnarlo nell'aldilà. Qualche autore ha scritto che Atena salvò Talo dalla morte trasformandolo in una pernice mentre cadeva giù dalla rocca del Partenone. L'ablativo singolare latino pernice traduce l'italiano pernice ed è uguale al sardo perdiche. Per Pausania perdice sarebbe il secondo nome o soprannome di Talo. Di sicuro la pernice era un'allusione all'occhio di pernice, il foro calloso che si forma nel piede e penetra nella carne viva. Infatti tale callo è detto in sardo, tra gli altri, sidu, contrazione di sigido o sigiddu, riportato in latino con sigillum, che vuol dire statuetta, impronta del sigillo, marchio o matrice per il bronzo. Nella sigilla è contenuto il nome del capoluogo giudicale del regno di Carales o Cagliari, Gilla o Gilda. L'Egida o Egida, da cui il nome Egidio, era la corazza protettiva nella quale Atena aveva impresso l'effigie o il sigillo di Medusa. Diodoro Siculo dice che Perdice fu figlio di una sorella di Dedalo, allo stesso modo di Talo, è celebrato come inventore della sega, della ruota del vasaio e della pialla. Altri autori attribuivano queste creazioni, insieme a quelle del compasso, a Dedalo. A riguardo, in un dipinto pompeiano sono riportate le esequie di Perdice, ucciso proprio da un compasso ficcatogli in testa da Dedalo. Qualche autore indica in Perdice la sorella di Dedalo, ma è chiaro che sia Circinum o compasso, sia Perdice o foro nel tallone sono rivolti a Talo. Anche in un frammento di Ellanico ripreso da Euripide si dice che Talo era figlio di una sorella di Dedalo, da questo ucciso per gelosia. Tale fatto è confermato da Apollodoro, il quale racconta che Dedalo abbia perso la testa quando Talo inventò la sega. Talo è anche oggetto di analisi da parte di Diodoro Siculo nella sua biblioteca storica ed è soggetto di parte della trama di Apollonio Dorio nelle sue Argonautiche. Talo è ritenuto figlio di una sorella di Dedalo anche nel Pescatore di Luciano di Samosa. Dice Pausania che l'anima di Talo, che molti chiamavano Circinum, volò via sotto forma di pernice. Policasta, madre di Talo, alla notizia della sua morte si impiccò. Gli Ateniesi, in suo onore, le resero un santuario presso l'Acropoli. Alcuni autori dicono che fu Medea, contrazione di Medeus, a uccidere Talo strappandogli il chiodo dal tallone per far defluire il sangue dall'unica vena scoperta. Letterati quali Apollodoro sostengono invece che fu Pente, l'argonauta, a colpire con una freccia avvelenata la caviglia di Talo. Scrive Apollodoro che Talo aveva una vena che dal collo si estendeva fino ai calcagni, qui chiusa da un chiodo di bronzo. Tre volte al giorno percorreva l'isola di Creta per custodirla. Catullo riteneva che Talo avesse avuto quell'incarico per via della velocità con cui percorreva l'isola. La lestezza di Talo era paragonata da Catullo a quella di Pegaso, il cavallo alato balzato fuori dal sangue di Medusa, dopo che Perseo le tagliò la testa. In questo caso Pegaso rappresentava l'auriga di Creta e Medusa la Medea che uccise Talo. Gli aurighi erano i condottieri del carro da guerra, detto Curro, da cui avevano assunto l'epiteto i Curetti. La stessa isola di Creta, dove essi dominava, è infatti una metatesi di Curretta.
Secondo Apollonio Rodio, fu proprio Medea a uccidere Talo quando gli Argonauti si avvicinarono all'isola di Creta. La diva sfoggiò tutti i suoi poteri e mentre Talo si apprestava a lanciare una pesante pietra sugli Argonauti, egli si ferì alla caviglia con uno spuntone di roccia, facendo defluire il suo sangue come fosse metallo fuso. Il Talo, sia come osso del tallone, sia come figura mitologica, non ha origini elleniche, poiché nella lingua greca tale sostantivo non ha un valore intrinseco. Dice Ovidio che Talo era un apprendista di Dedalo, figlio di sua sorella Policasta. All'età di soli 12 anni, Talo superò il maestro Dedalo. Un giorno, mentre osservava una mascella di serpente e una spina di pesce, inventò la sega. Inoltre, egli ideò la ruota del vasaio e il compasso per tracciare i cerchi. Fu questo il momento in cui Dedalo si ingelosì di suo nipote Talo. Con uno stratagemma, Dedalo convinse Talo a seguirlo fin sul tetto del tempio di Atena sull'Acropoli. Poi, indicandogli qualcosa che si muoveva a distanza, lo spinse giù dalla ruppe. Quindi mise il suo corpo all'interno di un sacco per seppellirlo in un luogo deserto. Notato da alcuni passanti, Dedalo disse di aver raccolto un serpente, ovvero sia un eretteide, vale a dire qualcosa che è starito in piedi, come un oritonio. Il delitto venne scoperto, ma secondo Fulgenzio, Dedalo ebbe il tempo di fuggire a Creta, prima di essere processato. Il sacco di Dedalo ricorda molto da vicino il sacco di Perseo, che gli fu utile per infilarci dentro la testa di Medusa, con i suoi serpenti al posto dei capelli. Perseo non poté guardare negli occhi Medusa per non essere pietrificato dalla sua luce. Nella realtà, infatti, Medusa era la meridiosa, ovvero sia il sole a mezzogiorno, ed era rappresentata nel cielo dalla stella oggi detta Tamini, che disegnava l'occhio nella testa dell'Anguis, oggi costellazione del drago. Tale stella, 3000 anni prima di Cristo, segnava il mezzogiorno. Per Diodoro Siculo, Medea insegnò ai Marrubi, abitanti di Marrubio, in Arbarea, l'arte di incantare gli Anguis, tant'è che questi l'adorarono come dea Anguzia. Medea non morì mai, poiché la costellazione di cui faceva parte era circumpolare. Anguis, con Anguilla, è presente nel cognome sardo Angios, nel paese di Agios e nel pane cerimoniale Anguli. Nella testa del drago sputa fuoco, disegnato nel cielo dalla costellazione dell'Anguis, tre erano le stelle di colore oro, di cui i pomi d'oro colti da Ercole, e una di colore arancio, detta Medea. Secondo Cinettone, citato da Pausania, Efesto nacque da Era e da Talo. Apollodoro racconta che quando Era, patrona del cielo, si accorse che i pomi d'oro dell'albero del sole iniziavano a maturare, mise a guardia nel giardino delle spiriti il drago Ladone. Aiutato da Atlante, Ercole colse nella sua undicesima fatica i tre pomi d'oro dall'albero del drago. Era, piangendo Ladone, ucciso da Ercole, pose la sua immagine tra le stelle come costellazione dell'Anguis. La stella Tuban, nella coda del drago, segnava il polo nord celeste, 3000 anni prima di Cristo. Per questo esiguo, intorno al significato di Talos, dice che deriva dal sole. Zeus o Talaios era infatti a Creta il dio sole. Distante da Creta, in Lidia, una leggenda narra che il re dei Sarti, Attus, aveva sconfitto il drago che aveva ucciso il suo amico Tulos. Talos è un sostantivo della seconda declinazione, espresso al nominativo singolare, che traslitterato in sardo latino diventa Talo e la sua gens, Tala. Nella cittadina di Olmedo, posta ai piedi dell'importante sito archeologico detta il Rame di Monte Baranta, è venerata Nostra Signora d'Italia. C'è un nesso che lega Talo a Dedalo. Il greco Talos, con l'uscita in os al nominativo singolare, equivale al latino Talus, con finale in us, e risolve nel sardo Talo senza la S sigmatica, poiché la lingua sarda non possiede i casi del greco e del latino. Allo stesso modo, Dedalos diventa De Talos o Dai Talus, quindi De Talu. Poiché la T non sonorizza in D, se esce dalla condizione intervocalica ed è posta ad inizio di parola. La preposizione De in sardo precede i cognomi e i toponimi, quindi De Talu è sinonimo di Talu. In altre parole, Dedalo e Talo erano lo stesso personaggio. Infatti, nelle monete di argento rinvenute presso la città di Festo, una delle più illustri dell'isola di Creta, è riprodotto un uomo nudo alato con le braccia aperte. Nella figura è scritto Talon, riferito alla città di Talo, quindi a Festo.
In altra moneta compare l'epigrafe di Taloa, similmente al cognome Tala o al toponimo Talia. Talo è riportato anche con Attalo, ricalcando il metallo sard, detto Attalz, Attarcio, Attalz, Assarcio, Darza. La polinomia di Talos è evidente nella comparazione tra Apollonio Rodio e Sofocle, in cui il primo narra di Daedalus quello che il secondo asserisce di Talos. Nel celebre vaso dipinto in cui è illustrata la morte di Talos, Daedalo è riportato con la scritta Daidalos ed è paragonato a Vulcano, quindi a Efesto. Pertanto Talu, osso della caviglia dell'agnello, posto proprio dove Talos teneva il chiodo di bronzo, è assoggiato da Sofocle a Daedalo e a Efesto. Talos impersonava la fusione a cera aperta, nei sigilli o perdice, in bronzo. Il rapporto di Daedalo e Talo con la Sardegna è descritto da diversi autori. Apollodoro dice che Daedalo riparò a Cnosso, ospite del Reminosse. Zenobio, che cita Simone di Niceo, sostiene che Talos abitava in Sardegna prima di giungere a Creta, insieme ai suoi coloni. Per questo Apollonio Rodio parla di Talo come un uomo dell'età del bronzo, appartenente a una stirpe guerriera. Agatarchide, invece, indicava Talo come figlio di Minosse. Addirittura Ione, scrittore di Chio, attribuiva a Talos la dominazione di Creta. A Creta Daedalo progettò su ordine di Minosse il famoso labirinto in cui venne rinchiuso il Minotauro, frutto dell'amore tra la figlia di Minosse e un toro. Durante il soggiorno a Creta, Daedalo si unì con una schiava dalla quale ebbe un figlio che chiamò Icaro. Perché Daedalo non rivelasse a nessuno il segreto del labirinto, Minosse lo rinchiuse al suo interno insieme al figlio Icaro. Il labirinto è impresso in alcune monete antiche e riportato molto tempo prima nella civiltà sarda, come quello scolpito nella Domus degli Anas di Luzzana, a bene tutti. Per fuggire da Creta, Daedalo costruì un paio di ali per sé e per suo figlio Icaro. Poi diede raccomandazioni al figlio di non volare vicino al sole. Il ragazzo disobbedì e precipitò in mare quando il sole fece sciogliere la cera che legava le sue ali. Dice Isidoro di Siviglia che una pernice osservò con gioia Daedalo scalvare la fossa a suo figlio. Era l'anima di Policasta, madre di Talo, che aveva ottenuto vendetta. Alcuni autori dicono che Daedalo fuggì da Creta con una barca alla quale il sole vele da lui scoperte per battere in velocità Minosse. Sempre Diodoro Siculo dice che Daedalo, dopo un soggiorno a Camico in Sicilia, ospite del re Cocalo, si unì a Iolao, a Auriga e nipote di Ercole e a un gruppo di uomini di Atene e di Tespi per approdare in Sardegna. Il viaggio di Daedalo nell'isola è sostenuto da Pausania, il quale aggiunge che le costruzioni megalitiche sarde sono chiamate dedaliche. Il re Cocalo porta nell'onomastica il colore coco della stella arancione di Medea o Medusa, che indicava con l'occhio del drago il mezzogiorno di fuoco nella costellazione dell'Anguis. Erodoto narra che i cretesi, per vendicare Minosse, assediarono la città di Camico, ma non riuscirono a espugnarla. Pausania dice che intanto Daedalo aveva già intrapreso il suo viaggio verso la Sardegna in compagnia di Aristeo. La Sardegna è chiamata Isola dell'Eridano da Pseudo Aristotele, il quale sostiene che in questo luogo si potevano ammirare le opere di Daedalo. Il fiume mitologico Eridano, ovvero sia il Rio Dano, citato da Tolomeo come fiume santo, è oggi il fiume di Manno, che scorre nel campo Danu. Secondo video, Daedalo segue la rotta solare dell'Azza verso la Sicilia, dove viene ospitato dal re Cocolo prima di giungere in Sardegna. Cocolo è simile al nome della stella arancia, detta in sardo Coco. Pausania parla della città cretese di Tarra come fosse la Tarros sarda, dove il re Camarnore eseguì la cerimonia di purificazione per Apollo, dio del sole. Tarros è ripresa nel greco con Tarsos, che significa ali, come quelle di Daedalo. Il guerriero sardo con l'elmo piumato, impresso nel disco di Festo, dimostra il legame tra Creta e la Sardegna. Minosse era un sacerdote del sole, poiché impersonava Apollo con un copricapo piumato, ad imitare il gallo che annunciava l'alba, come quello indossato dal Sardus Pater nella moneta coniata da Marco, Azio Balbo. Ovidio, nella sua opera Metamorfosi, dipinge Minosse in questo modo. Minosse nascondeva il capo sotto un elmo grazioso cristato di penne. Molo, uno dei bastardi di Minosse,
aveva dipinto proprio un gallo sullo scudo, dunque un Apuddu, poiché si vantava di discendere da Elio, il nome greco di Apollo, Apuddu. Secondo Eschilo, Talo era uno dei nomi del sole e dunque doveva compiere una sola volta il giro di Creta. L'uomo di bronzo è strettamente connesso alla fusione del metallo, che veniva tenuto all'interno del sigillum da un chiodo di bronzo, tolto il quale la cera si perdeva. Talo è detto anche Circino, nome riferito sia al sole sia al compasso. Talo è anche figlio di una ninfa dei Frassini, poiché il fuoco della legna di Frassino sprigiona un forte calore. In metafora è il sole di mesodì di Medea a far sciogliere le ali di cera di Talo. In Sardegna la stella color coco di Medusa veniva denominata tra le altre Giorgia Ragiosa, intendendo per ragiosa il sole a mezzogiorno. Le Georgiche, il poema di Virgilio, prendono il nome dalle Gorgoni greche, sorelle di Medusa. Queste erano figlie di Forco, re di Sardegna. Re Giorgia, re Zorza, in sardo significa coltello. Dunque Medea, che strappò il chiodo dal tallone di Talo, è associata al coltello, così come la stella Regolo, che segnava la falce di Perseo usata per tagliare la testa di Medusa. Medon, o re, infatti, è il maschile di Medusa. Le contrastanti versioni su Dedalo e Talo hanno un comune denominatore. Queste leggende non sono state ideate dai Greci, sebbene a loro vada il merito di averle tramandate fino a noi. A causa della precessione degli equinozi, il cielo notturno non è mai lo stesso, per cui in modo scientifico possiamo sostenere che la metallurgia legata ai miti di Medea, Talo e Dedalo nasce in Sardegna nel 4 millennio a.C., quando la costellazione della Falce, oggi detta del Leone, tagliava in due il drago, separando la testa di Medusa dalla coda dell'Anubis. In sintesi, Talos o Talu, Dedalos o Detalo, Efesto o Defeste, Froneo o Forrongio, Azena o Azza, Re Giorgia o Re Zorza, sono tutti nomi provenienti dal sardo. Essi rappresentavano e indicano ancora oggi l'arma bianca o la fucina del fabbro. La stirpe di bronzo era quella che, partita dalla Sardegna, aveva conquistato il Mediterraneo intero, denominandolo Mesu Terrans. Feronia era il nome di due città sarte e lo stesso mare Turreno del Turro del Tirso che bagnava l'isola era per questo chiamato Mare Inferrum o Inferro. Saludos a tutti.